Benvenuti su Abel, il miglior canale sul tubo italiano, con il Dottor Meg e il Signor Lune. E andiamo a caccia di bagni in Metal Gear 2 Solid Snake. Che è una frase un po' strana da dire, perché generalmente un bagno non si dovrebbe muovere. Quando scappa però... Quando scappa scappa. Allora, ci sono due differenze rispetto a un video normale. Una dovreste averla intravista, più o meno all'altezza del petto del signor Lune, ed è il microfono, che non è lì perché siamo dei coglioni, ma il signor Lune ha voluto dare una vena artistica a tutto ciò. La seconda, voi non ve ne potete accorgere, ma io sì, ci siamo fottuti il cavetto audio. Lo splitter, esatto. Del jack. Per cui se sentite delle bestemmie... Invece, tornando a noi... Dovevamo cercare questi cazzo di bagni. Esatto. Allora, a sinistra ce l'avevamo andati nello scorso episodio. Questa qui è la zona nuova. Esatto. Ah, fica. No, o meglio, siamo sicuri? Sì. Ok. Solo che... c'è quello là che... come lo sistemiamo? Quale? Devo ammazzarlo. Ah, sì. La scatola? Prenderete mai i pezzi di merda. Ok. Lì come ci entriamo? No. Cioè, però va, funziona. Quindi stiamo saltando. Ah, beh, giusto. Qui almeno una porta era. Beh. No. Cioè, lui non si ricordava i tasti, strano. Attenzione. Questa... se ti viene il raffreddore, vai all'infermeria, lì ti daranno una medicina. Ok, pensa un po'. C'è una porta giù. Ah, è vero. Quella sì, apre. Ok. E alla torcia, dovremmo avere una torcia. Guardi. Allora, non di qua. E il visore, esatto, perfetto. Ah, possiamo strisciare lì sotto, perfetto. Certo che lasciare una bambina al buio da sola. Lì dentro ci sono tantissimi manichini vestiti come soldati. No! Cosa è successo? Ah, sono morto. Posto, vado dottore. Ok, sappiamo quello che non dobbiamo fare, ovvero cadere nelle mucche. Perfetto. E sappiamo che lì comunque sia ci sono diverse ci cose. Sono ci sono delle cose importanti. Allora, tessera 4. Lo vuole ammazzare subito quello? Pistola. Vado, dottore. Perfetto. E almeno uno ce lo siamo levato dai coglioni. A questo punto, qui può anche andare subito a sinistra. Ok. Vediamo qui se c'era qualcosa. Ok, qui. La 4 non funziona, proviamo. E neanche la 3. Neanche la 1, 2, 3. Perfetto. Quindi non sappiamo, ce l'abbiamo. Sappiamo dove non andare. Allora. Qui non c'è nessuno che rompe i coglioni. Ok. Questo è l'altro lato che prima... va bene. Ok, quindi i bambini sono monotematici. Sono abbastanza monotematici. Qui però abbiamo un tizio che adesso... lì intanto si è intensificato un attimo il... il traffico. Sì. E... ok, può andare. Tra l'altro uno cammina... ah no, quella è la telecamera. Sì. Dove vado, signor Lune? Sopra. Io andrei dove eravamo, dove ero andato io prima di morire. Ok. Qui scatola. Sì, adesso volevo...
Via. Niente, vaffanculo, sei una puttana. E no, facciamo giù un botto altri proiettili. Sì, forse meglio. Vabbè. Allora. Era la... Non era questa quella dove siamo entrati noi prima. Questa è nuova. Ah, questa è nuova, è vero. Qui c'è un solo bagno, si trova sul lato sud-est di questo piano. Ma ho troppa paura ad andarci di notte. Quindi sud-est, giù, ok, quindi dall'altra parte. Ok. Ma teoricamente è dove siamo usciti noi. A meno che non ci sia un altro... Ah no, sa dove siamo, dobbiamo salire, girare a destra. Sì. Allora. E vaffanculo. Via. Proseguiamo. Oh, non droppano una merda. No. Qui scendiamo, tanto qui abbiamo già parlato con lui. Il raffreddore, c'è la medicina, certo. Bravissimo. Bravissimo. Sì. Questo è il visore notturno. Sì, si ricordi della trappola. Sei una puttana. Un po' sì. Bene, di dettaglino ritroviamo direttamente in questa stanza. Sì, direi di sì. Allora. Siamo ritornati qui. Si mette subito in piedi. Sì, va bene. Allora. Ottimo. La Madonna. Però sono manichini questi. Però sono manichini. Allora, un attimo, vediamo se ci sono. Con stare. Il visore termico si vede se c'è qualche... No. Perfetto. Un cazzo proprio. Va bene. Proseguiamo. Sicuramente se ci sarà tipo un cazzo... Uno che scappa via, qualcosa del genere. Sì, sì, sì. Io me lo aspetto, sinceramente. No, non ci credo. Io le suggerirei... ma allora devi morire. Ah, bella però come idea. Sì, però devono morire. Niente. Attenzione. Questa è la mensa, credo. Sì. Bene, tutto lì da splendere. Una televisione enorme. Le partite. Immagino un tipo. Vaffanculo, tu però non eri lì. Cazzo. Occhio al dottore perché la vita inizia a scarseggiare. Io le consiglierei la corazza e la razione. Ah, l'abbiamo trovate! Alla fine. Andiamo. Bene, adesso sappiamo dove sono. Ok, qui entriamo senza. Un secchio. Cosa ce ne facciamo? Di grazia. Si può entrare soprattutto dentro. Eccola la stronza. Proviamo a bussare contro l'altro muro. Quello lato. Un secchio? Non mi sembrava che ci fosse bisogno di un secchio prima. Niente. Quindi dobbiamo infilarci nel... Oppure dobbiamo trovare un qualcosa, un vestito da inserviente. Provare a bussare? No. Provi a mettersi la scatola e vediamo se quello lì viene... Attenzione. Come si chiamava Gustava? Come è possibile dimenticarsi di una che si chiama Gustava? Lasci fare. Perché... Cosa sta facendo? Non ne ho idea. Andiamo a leggere poi il secchio cosa dice. Ah, aspetti, vediamo prima dove va quello.
Va bene. Ah, vada. Cos'è sta roba? Parliamo. Gustava? Sì, sono io, sono Gustava Hefner. Dell'STB, che parente è di Hugh, mi spiegherebbe tante cose. Ah, ok. Tu devi essere Solid Snake, stiamo lavorando per raggiungere lo stesso scopo. Perché non cooperiamo per salvare il Dr. Marp? Per caso ci siamo già incontrati da qualche parte? Già parte. Tipico comportamento di voi uomini occidentali, sempre pronti a corteggiare una donna. Diciamo che qui Marv è arrivato prima di noi. Alla grande. Più e più volte. Sì, adesso ricordo, tu sei Gustava Hefner, la principessa del ghiaccio. Hai vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Calgary. Medaglia d'oro in cosa? Perché potrebbe essere medaglia d'oro in lancio del peso, medaglia d'oro in atletica. Calgary. Una gara a chi mangia più calippi. Esatto. No, non penso. So che... Basta così. Che ne è del dottor Mann? L'ho contattato via radio, ma lui non parla inglese. Allora sta bene, perfetto. Perché se avesse parlato inglese invece... Dice, che cazzo? Sono felice che abbia fatto quell'operazione per impiantare il microtrasmettitore a Snake. Prestami la tua radio. La frequenza è 140-51. Ah beh, fa lei, diceva. Tad io, Gustavo. Marf. Pane, dottor. Jak se sentite? De cuje, se tem de dubue, Gustavo. Vi potete verne dubue. Signor, lui è studiato. Penso che dovrebbe essere russo o ciclo. Non lo so, però io lo sto pronunciando come se fosse russo. Che dei gest, pane, dottore? Dottore! Se Marv a un certo punto dice curva, allora ho capito, allora sì. Rosalinda, sì. Rosalinda. Tamizem. Io mi chiedo, ma quando questo gioco fu distribuito in Russia? In Russia, Marv dovrebbe. È portoghese. Esatto, poi diventerà Marvelli. Uè, Goomba, bella Mario! Ci mobres! Che cacci stanno di Marioli! Andiamo avanti. Esatto. Un sito e vanno da casa mia. Va bene. Andiamo avanti. Dialoghi densi. Tanto qui non riusciamo a capire un cazzo. Quindi, Snake, il dottor Mamma sta bene per adesso. Dice che c'è ampio crepaccio a nord della torre. E lui è imprigionato dall'altra parte della... fenditura. Quindi a nord ci dovrebbe essere quel balcone da cui ci si può gettare. Probabile. Il dottor Marv mi ha anche detto di essere in ansia per il dottor Mannar. Mm-hmm. Perché? Non preoccuparti, Mannar sta bene, è dentro la cella. Esatto. Ora dobbiamo solo pensare a come far uscire Marv dalla sua prigione, hai capito? Ah, lì c'è un... Un ascensore. Conosco una scorciatoia per raggiungere il crepaccio. Qui sotto c'è una rete fognaria. Possiamo scendere usando quell'ascensore. Va bene. Cosa? Lì c'è l'ascensore. E come fai a saperlo? Io in realtà non sono Gustava, sono Pippo. Però vedi. Questo spiegherebbe molte cose. Ah, lei ci segue così impudentemente? Va bene. Quindi, addirittura c'è della cooperazione. Lei che tanto che cazzo di arma? Siamo un mitragliatore. Basement 3. Abbiamo guardato se potevamo andare su. Così, tanto per... Attenzione. Ah, non posso però inginocchiarmi. Ah. Quindi? Cos'è stato, scusate? Non ne ho idea. Oh merda. Quello del compattatore, tipo, immagino. Va bene. Cose. Oddio!
Occhio che ritorna. Ah, perfetto. Che però non sappiamo di là cosa c'è. No. Compattatore. Allora, di sotto non si potrà andare. No. Di sopra sì, per forza di cose. Bene. Beh, ha preso una piega inaspettata questa puntata. Non abbiamo razioni, tra l'altro. E non abbiamo razioni. Me ne vorrei ricordare questo. Attenzione! Cosa cazzo? Oh, Gustavo, Snake! Dottore, stai bene? Adesso parla in automatico. Sei dimagrito, Madonna. Ah, ecco. E tu non sei cambiato affatto, Snake. Ah, vecchio birbancione. Già. Ancora dare su a Letizia che ti incontra durante le tue missioni. Snake, dobbiamo sbrigarci. Il dottor Marv ci sta aspettando. Vuoi dire che Marv è ancora vivo? Dottoromo. Speravo di poter scappare attraverso questo passaggio, ma l'ascensore non si apre dall'interno. Adesso si chiude, magari. Gustavo, tu il dottore, venite dietro di me. Ce ne andiamo. No, Snake, aspetta, devo darti una cosa. Ale! Diventa... Ah, ok. Questo è importante. Stavo per mettere la censura rated R. È una tessera 5. Vai avanti, Snake, io ti seguirò. Quindi cosa facciamo, il trenino? Ah, bella roba. Se prima eravamo in due a ballare la Ligalli. Tra l'altro non so nel dato che Madnar si tiene a distanza, quindi... Cioè noi praticamente siamo... Questo qui è diventato un trenino. No, no, non so se... Questa qui è la nascita di Snake il gioco. Sì, esatto. Ora ha un senso, effettivamente. Ora arriva il compattatore. Va come? No. Attenzione, una porta. La tessera rossa, no. Ok, 5, sì. Questa cos'è? Quello sembra un fondo scalo. Sono che... Va bene, proseguiamo. O forse semplicemente robaccia per... Sì, può essere che sia robaccia. Ah, scusate, un cassonetto. Ah, e noi siamo entrati dentro un cassonetto? No, è che questo qui è un cassonetto, allora questo qui dove sono adesso è la parte aperta, invece quella questa qui è la parte chiusa. Ho capito. Va bene. Snake, aspetta, non ce la faccio a proseguire, devo riposare un po'. Snake? D'accordo. Ci prenderemo una pausa. Chiedo scusa, ma ho un certo affare da sbrigare. Gustava, che strano. Lascialo in pace, un uomo anziano, non riesce a resistere come facciamo noi. Cazzo, Gustava. Cosa avrà voluto dire? Va bene. No, non parlavo di quello. Ah, mi riferivo a noi. Uno scienziato di fama mondiale, un ex campionessa olimpica. Allora sei tu, stronza. No, non sono io. E invece sì, puttana. Ed un agente segreto che si aggirano per una fogna lurida e puzzolente. È l'inizio di un porno, lei lo sa, sì, o non è visto. Assolutamente sì. Il destino riservato. Spesso strane sorprese. Già. E poi a quel punto Snake. Ma non pensavo che un bianco potesse avere il cielo così grosso. Mi chiamano Snake per quale motivo? Il destino. Sì, forse hai ragione. Sai, quando ero una bambina, mia madre mi raccontava sempre un mucchio di storie. Di che tipo? Mi parlava della Polonia durante la seconda guerra mondiale. Tutte cose carine, comunque. Dell'insurrezione. Ah, aspetti. Mi parlava della Polonia durante la seconda guerra. Ecco, è stata levata a farsi prendere da dietro. Dell'insurrezione di Versailles. Mia madre trascorse molti giorni nelle fogne cercando di fuggire dai nazisti. Chiaro. Aveva la pelle e gli abiti talmente sporchi di... Totalmente ricoperti di padre. Non si riusciva nemmeno a vedere il suo volto. Io e mia madre siamo molto simili. Sudice. Entrambe siamo perseguitate dalla guerra. Gustavo, perché hai abbandonato il pattinaggio e ti sei unita alla STB? Pensavo che la campionessa olimpica fosse trattata come una regina, anche in un paese dell'est. No, le cose non stanno così. Il problema era il ghiaccio. Era il freddo. Cioè, oddio. Il ghiaccio? Snake, tu sei sposato. Ale! D'altronde dell'est, non è che se ne fa colpa.
No, non ho una famiglia, e tu? Ora sì. Sono sola, e non perché mi piaccia essere single, forse non ho mai incontrato la persona giusta. Aspetta che lo venga a sapere Holly. Fanculo così. Hai avuto storie importanti. Ale, la Madonna, le botte che prende. Ci sarà una catfight alla fine del... Sì. Una volta, una sola volta, all'epoca credevo che mi sarei sposata. È successo quando ero ancora una pattinatrice. Una passeggiata. Ero follemente innamorata di quell'uomo. Pensare a lui mi fa ancora male. Era un occidentale che si chiamava Frank Hunter. Hunter? Non è un nome. È un nome che... Era bello, gentile, intelligente. Ma aveva sempre paura. Avrei rinunciato a tutto per lui, al pattinaggio, alla mia famiglia, a tutto. Ero pronta a seguirlo ovunque fosse andato. Frank Hunter, eh? Eri anche disposta a scappare all'ovest? All'Inghilterra! Sì, ma era scritto che non dovesse succedere. All'ultimo momento la mia richiesta d'asilo venne respinta per qualche strano motivo politico che ancora oggi non riesco a comprendere. Forse non avevo spazio per te, è successo un sacco di volte. O per la tua candida. Io e la mia famiglia precipitammo in un vero incubo, mi fu impedito di prendere parte alle competizioni di pattinaggio, fummo privati di tutti i diritti civili. Non mi restava altra scelta che entrare nelle stime. Eh beh, ovvio. Questo è Zanzi parlando, se non sbaglio, sì. Vero? Ok. Però non ho rimpianti, quando ero un atleta conoscevo esclusivamente il ghiaccio, sapevo solo pettinare, ora so fare molte altre cose. Ho persino ucciso un uomo. La Madonna, sai come? E lui? Come lui? È morto. Lo hai mai? No, non l'ho più rivisto. Il muro di Berlino è un ostacolo troppo difficile da superare. Anche perché non era una saltatrice, ma una pattinatrice. Esatto. Oh, eccomi qui. Mi spiace avervi fatto aspettare. Cioè, posso dire una cosa? Snake, ce ne hai messo di tempo. In bagno, eh? Ah, è andato al cesso? Andiamo, Snake. Ma io direi, dottore, che qui ci fermiamo. Assolutamente sì, anche se non è un punto per salvare, speriamo che abbia salvato lo stesso. Ma sì. Noi intanto speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi invitiamo come sempre a commentare, iscrivervi se ancora non l'avete fatto, a fare tanto, 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 tanto l'amore, a dubitare degli scienziati che si ritirano al cesso, perché secondo me mi spuzza un po' così. E noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre soltanto su... Oh, beh, sul mio canale, su YouTube italiano. Con cose misteriose. Ciao! Ciao! Tutti su Obels, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Lane, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte... Ah, beh. È una fonte... Sì.